Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it. Good morning Atariteca, questo è l'effetto cucchetto. L'effetto Andrea Cucchetto su Atariteca Podcast. La scorsa settimana abbiamo avuto ospite Andrea Cucchetto che ci ha, prima cosa, illustrato la Golden Age dell'Indasoft e proprio in quell'occasione ha comunicato al mondo di stare sviluppando una versione di Space Taxi per Atari 8-bit, ma è attualmente insabbiato. È insabbiato nella parte che riguarda la sintetizzazione vocale. Quindi cerca aiuto. Ataritecari, programmatori, voi esperti di cose informatiche, se avete la possibilità di dare una mano ad Andrea, contattatelo tramite il link che troverete nella descrizione di questo podcast. Andrea ha bisogno d'aiuto, vuole completare il gioco e includere la sintetizzazione vocale, ma non ce la fa, quindi dategli una mano. E quale migliore occasione quindi per approfondire il discorso su Space Taxi, no? Prima di impugnare il vostro joystick preferito, vi dico che se vi piace Atariteca Podcast e intendete sostenerla, lo potete fare attraverso il sistema dei caffè che possono essere offerti sul sito www.ataritecapodcast.it. E in merito a questo ringrazio Roberto Consoli per i suoi saporiti caffè. Prima di regolare l'azimut sul vostro dataset, vi ricordo che il sottoscritto è sempre rintracciabile sul gruppo Telegram di Atariteca Podcast. E infine, prima di arrendervi alla consapevolezza della vostra età e al predominio di Sony e Microsoft, vi consiglio di ascoltare uno dei podcast della Lega dei Videogiochi, i cui link potete trovare nella descrizione di questo podcast. E adesso, ragazzi, partiamo alla scoperta di John Kutcher e il suo Space Taxi. Che ti rendono giovane! Ciò che permette a John Kutcher di rientrare nella lista dei programmatori più importanti della storia del Commodore 64 è certamente la sua capacità di non adagiarsi nella comodità. Tipo quella di essere John Kutcher, per dirne una, ma di essere appunto autore di un capolavoro talmente immortale come Space Taxi che, passati ormai quasi 40 anni dalla sua pubblicazione, gli permette tranquillamente di rilasciare interviste e ricevere apprezzamenti ancora adesso. Adesso che sta affrontando la sesta fase della vita nella totale serenità. John Kutcher è come uno di quei cantanti che negli anni 80 ha piazzato una hit wonder e ha fatto ballare il mondo per mesi. Ma dopo non ha più registrato un disco decente e tutti se lo sono dimenticato. Nonostante questo, però, quando poi si riparla della musica di quegli anni là, è impossibile non nominarlo, oppure fingere di ignorarlo. Si torna sempre a parlare del suo pezzo e di una serie di altri pezzi suonati da colleghi che spesso orbitano nella stessa essenza emozionale. Quindi, a questo punto, vi devo soltanto dire buon ascolto con Space Taxi e con Atariteca Podcast. Ricordate il terzo capitolo della saga di Rocky? C'era Mickey, il suo allenatore, che a un certo punto gli dice che non vuole allenarlo per combattere contro Mr. T. E gli dice una roba tipo: tu credi che sono da buttare, vero? Beh, Rocky, diciamo, mettiamola così. Vedi, 3 anni fa tu eri soprannaturale.
Eri un duro e avevi grinta e avevi una mascella di ferro. Ma poi ti è capitata la cosa peggiore che possa capitare a qualsiasi pugile. Ti sei civilizzato. Ecco, questo forse vale anche per i programmatori degli anni Ottanta. Forse ad un certo punto finiscono di avere qualcosa da dire. Se non ti chiami Jeff Minter, è quasi fisiologico che accada. Nulla di male, eh? Per carità, guadagnano i primi paper dollari, crescono, capiscono che nella vita tutto ha necessariamente un costo e la pirateria impedisce di farli guadagnare quanto dovrebbero. Magari continuano gli studi, mettono su famiglia, fanno figli. I pensieri e le bollette aumentano, trovano un lavoro sicuro e ben retribuito. Ciaone. Insomma, è difficile dargli torto alla luce di come sono andate le cose in quegli anni. È difficile fare i romantici tra mutui e rate, no? Così ci si deve accontentare di quello che si ha, di quel poco che sono riusciti a produrre prima di scegliere di tirare a campare nel modo più sicuro e redditizio. Nel caso di John Kutcher c'è da parlare di Space Taxi, un vecchio gioco per Commodore 64 di quelli che hanno azzeccato la ricetta giusta per funzionare alla grandissima quasi 40 anni fa. E adesso non funzionerebbero più perché la cucina è cambiata, le ricette sono cambiate, eppure i gusti del commensale sono cambiati, peggiorati forse. Ma questo è un altro discorso, lasciamo perdere, ecco, avete presente di cosa sto parlando? Se non avete presente, dovete stare più attenti a quello che ascoltate su questo podcast, eh? E cercate anche di commentare, di mettere i like, le stelline, che quelle, insomma, le apprezzo sempre. Perché giusto la scorsa settimana abbiamo parlato con Andrea Cucchetto e abbiamo parlato di Lindasoft. E di conseguenza arrivare a Space Taxi è un'evoluzione naturale, visto che il Cucchetto se ne sta occupando per portarlo su Atari a 8-bit, no? È stato lo stesso John Kutcher, prima che mettesse da parte il suo talento videoludico che gli permetteva di sentirsi vivo, ad avventurarsi nel mondo della programmazione, da solo, a scuola, con un TRS-80. Come per molti teenager americani di quel tempo, il Trash 80, così era amichevolmente soprannominato dai suoi utenti, il TRS-80, Trash 80, rappresenta la prima porta attraverso la quale accedere a un mondo più vasto. Magari migliore, sicuramente più complicato, ma altrettanto manipolabile. In casa sua la prendono bene. Sua madre è orgogliosa di avere un figlio così attento nelle materie scientifiche e interessato alle nuove tecnologie. Talmente orgogliosa che un giorno, per caso, legge un articolo su un giornale riguardo ad alcuni ragazzi di una città vicina che hanno creato un videogioco. Sono giovani, energici e pare che stiano facendo un mucchio di soldi. È lei stessa a proporre a suo figlio di incontrarli, cosa che puntualmente avviene. Non c'è che dire, una mammina veramente all'avanguardia. Perché te sei alzato così presto? Mo' puro de domenica te metti a lavorare. Tiè, fa colazione, figlio mio. Te sei tanto dimagrito che te se possono contare pure le ossa. Ce lo sai che al gabbio da magnate ne danno poca, ma? No, non di bucie. Tia Regina Celi se magna benissimo. E tuo padre, ci sera pure ingrassato. E te credo che ci sera ingrassato, papà. Faceva il soffia. E portagli rispetto a tuo padre. Era il meglio paraculo de Trastevere. E sbrigate che devi andare pure a messa. Papà tuo non se ne è persa una. Anzi, se può dire che di meglio corti, li ha fatti tutti in chiesa. Mannaggia la mignotta. Che m'hai chiamato? Ma che t'ho chiamato? M'è cascata la schedina dentro al caffè latte. John rintraccia i ragazzi e si trova con loro. Lui ha 17 anni e loro sono gentili. Gli fanno vedere tutto quello che hanno codificato e gli danno delle buone dritte per fare un suo proprio gioco. È così che John Kutcher decide di programmare il suo primo videogioco serio. È il 1983, il Commodore 64 è uscito da poco sul mercato e pare una rivoluzione. John lo vuole. Sul TRS-80 si può programmare solo giochi in bianco e nero e con dei pixel grandi come noccioline. Con il Commodore 64 invece sarebbe tutta un'altra storia. Così durante quell'estate che lo separa dall'inizio del suo primo anno di college, corre da suo nonno, sapete, il nonno ricco, quello che tutti gli altri hanno, il nonno ricco, e noi no, ma gli altri sì, chissà come mai, e gli chiede un prestito per entrare in paradiso. Appena lo ottiene,
compra di volata un Commodore 64 e comincia a lavorare su Rescue Squad. Scritto interamente quell'estate del 1983, Rescue Squad è in realtà tre giochi in uno. Pare carino, funziona, non è eccezionale, ma è buono abbastanza per sperare in una pubblicazione da parte di una software house. Nelle numerose interviste rilasciate negli anni, a John Kutcher spesso scappa da ridere quando lo racconta. Probabilmente perché ai giorni nostri una cosa del genere è pura fantascienza. Ma per trovare l'editore del suo gioco non fa altro che sfogliare le pagine gialle e cercare nelle vicinanze di casa sua, a Baltimore. Il dito si ferma su un nome, Muse Software. Alza la cornetta e compone il numero. Salve, pubblicate giochi per il Commodore 64? No, ci dispiace, non li pubblichiamo, risponde l'operatore. Peccato perché io ne ho uno da farvi pubblicare, dice John riabbassando già la cornetta. Aspetta, strilla la voce al telefono. Non li pubblichiamo adesso, ma vorremmo pubblicarli in futuro. È così che il 17enne John Kutcher, per il rotto della cuffia, rimedia un appuntamento con Muse Software e mostra Rescue Squad. Gli dicono che è bello, ma ci devono pensare. Quando torna a casa, scopre che nel frattempo lo hanno già richiamato e che deve ritornare nella sede della software house per firmare il contratto. Pubblicheranno Rescue Squad e per renderlo più accattivante delegheranno il loro programmatore interno Silas Warner, già autore di Castle Wolfenstein. Vi dice qualcosa questo titolo? Castle Wolfenstein, no? Dopo Wolfenstein 3D. E siamo lì, ragazzi. Insomma, lo delegheranno ad aggiungere una valida colonna sonora. Galvanizzato dagli eventi, John Kutcher inizia a lavorare su Space Taxi proprio quell'autunno. Alla Hopkins University viene finanziato dai proventi delle vendite di Rescue Squad, capito? Quindi lui stava già vivendo dei suoi proventi. John quindi approfitta di 3 settimane di pausa dalle sessioni universitarie a gennaio 1984 per darci giù duro e chiudere quindi il discorso. Lui è una matricola dell'università e deve gestire bene il suo tempo. Luna Lander e Asteroids di Mamma Atari sono le fonti di ispirazione e visto che ha appena iniziato il suo percorso per diventare ingegnere elettronico, si rende conto di avere le capacità per assemblare l'elettronica necessaria a registrare la sua voce. E quindi, successivamente, digitalizzarla. Così, una volta registrati alcuni campioni, usa la porta espansione del Commodore 64, che di solito viene utilizzata per stampare, per convertire il segnale analogico in digitale. Ci collega il microfono e il Commodore 64 converte la sua voce in valori tra 0 e 255, cioè, vabbè, in 0 e 1, in bit, ovviamente. In questo modo registra le voci in game e alcune di esse non sono altro che la sua stessa frase riprodotta a velocità differenti. In quel modo il tono varia e sembrano voci di persone diverse. Definisce tutti gli sfondi in caratteri, in character mode. Lui stesso crea un font dedicato e la maggior parte degli sfondi sono fatti con quello. Un font bello grosso, con colori diversi di livello in livello. Muse rilascia Space Taxi sul finire del 1984 ed è un successone. La promozione del gioco va alla grandissima e porta il titolo a vincere diversi premi venendo incensato da una grossa fetta di critica. Ma per John non è una sorpresa. Se già Rescue Squad aveva ricevuto un premio come miglior videogame dell'anno, Space Taxi fa il pieno di buone recensioni su circa una dozzina di riviste del settore. E lui assapora la notorietà quando vede il suo nome e quello del suo gioco stampati in bella vista sulle copertine nelle edicole. Il top lo raggiunge durante l'edizione invernale del CES,
nel gennaio 1985, dove vince il Consumer Electronics Software Showcase Award. Anche per Space Taxi è Cillar Warner ad occuparsi della musica. E quando l'onda promozionale si frange, la conta delle copie vendute si ferma a quota 10.000. Vabbè, non è un grandissimo numero. Forse è viziato dalle ridotte possibilità promozionali di una piccola software house come Muse. Ma insomma, è abbastanza per pagarsi un altro anno di college. E a lui, beh, tocca il 10% degli introiti totali. Fate due conti. Il 1985 è anche l'anno in cui John Kutcher abbandona Muse Software per accoccolarsi sotto l'ala di Microprose. Come primo incarico gli conferiscono l'onere di portare Solo Flight Second Edition su Commodore 64, ma l'esperienza non lo gratifica abbastanza. Aggiunge ulteriori caratteristiche a un gioco non suo, tipo volare sull'acqua, sulle montagne e via così. Ma alla fine sceglie di mollare Microprose e di lavorare per uno studio medico nell'ambito del software sanitario e della ricerca sul trauma. La sua carriera si concentra sulle applicazioni per computer per la gestione dei database medici, che è tuttora quello di cui si occupa guidando una sua propria società. E, beh, quando ripensa al passato lo fa con gioia. E si ricorda benissimo di quando nel 1986 Muse Software dichiarò bancarotta cessando l'attività. Con un suo amico si reca all'asta fallimentare, sperando di poter acquistare qualche buon pezzo hardware con un prezzo eccezionale. Ma non è così. Anzi, assiste a un mercimonio dove anche i computer rotti vengono venduti a prezzi esorbitanti, più alti di quanto costerebbero se fossero comprati nuovi di zecca. In compenso, però, riottiene il totale controllo su Space Taxi e Rescue Squad, ma lo cede subito a dei distributori per un paio d'anni, tanto per farci su delle royalties aggiuntive, no? Adesso però è lui il solo detentore di quegli IP, ed è piacevolmente sorpreso di quanta gente ancora riesca a ricordarsene, contattandolo per fargli complimenti. Si può dire tante cose di John Kutcher. Sicuramente ha talento, lo ha dimostrato, e soprattutto ci vede lungo. Lui è contento, ma sapete com'è, ha completamente cambiato ambiente, fa tutt'altro. Di certo gli si può dire tutto. È bravo, è praticamente uscito al momento giusto. Allora, tarite cari, capisco benissimo che a scrivere di questi vecchi videogiochi, di questi vecchi programmatori, come ho già detto più volte peraltro, no? Si rischia sempre di fare la parte degli anziani parrucconi, che tanto non c'è bisogno, che tanto l'argomento si liquida con un commento al vetriolo su un gruppo Telegram del cazzo, ma lo faccio perché voglio ricordarmi e ricordare di gente che durante la propria carriera ha davvero cavalcato il sogno della rivoluzione informatica. Space Taxi, Montezuma's Revenge, Bruce Lee, gli ultimi due sono titoli che ho già trattato in Atariteca con puntate dedicate. Montezuma's Revenge nella puntata numero 28 e Bruce Lee nella puntata numero 24. Sono solo alcuni videogiochi stupendi programmati senza bisogno di orpelli, senza bisogno di camionate di gente e paper dollari, con la chiara volontà di mettere il proprio lavoro al servizio del divertimento di chi lo fruisce, così come di chi lo sta facendo. E sono questi i videogiochi dell'alba, quelli ribelli, quelli che erano capaci di cambiare il panorama con poco. In un certo senso rendevano il mondo di noi brufolosi un posto migliore, colorato, puramente ludico. Grand Theft Auto, Overwatch, Uncharted, nessuno se la prenda, a confronto però sembrano il ripetersi dello stesso modello che per certi versi potrebbe essere anche pericoloso, convincendo le nuove generazioni che, contenutisticamente parlando, sia necessario fare solo quello: sparare, uccidere, proteggersi, distruggere. Vabbè, la smetto qui.
Per oggi ho finito, vostro onore. Voi che ne pensate? Siete della mia stessa opinione? Lasciate un commento su Apple Podcast oppure su Spreaker e cliccate la stellina su Spotify. Detto questo, mi raccomando, in descrizione trovate tutto quello che vi serve, soprattutto il link Facebook per contattare Andrea Cucchetto, che, vi ricordo, sta cercando aiuto per implementare la sintesi vocale nella conversione di Space Taxi per Atari 8-bit. Era tutto. Non vi tedio ulteriormente. Ci sentiamo giovedì prossimo. Che giorno è giovedì prossimo? Giovedì 10 marzo. Dai!